Cari amici, adesso andiamo a vedere uno dei reparti. Finalmente entriamo dentro il complesso. Il complesso, proprio il complesso. Sì, sì. Ma è un posto tranquillo. A me sembra di stare a fare l'operaio in fabbrica. Sì. Porco giudaccio. Quando facevo l'operaio in fabbrica le ditte erano così, eh? Sì, sì. Beh, lavoravamo in posti del genere. Non è che c'era tanto. C'erano le macchine. Allora, vediamo. Scusate la mia ignoranza. Cari amici, siamo sempre qua a Quencresta del manicomio. Siamo ben contenti perché è un posto tranquillo, bene. Sì, come no? Sì. Beh. La figa, chi è che c'è lì? Figa. Stai facendo le foto o stai... Adesso sto filmando queste bellissime scale. Non si vede la macchina, comunque. Luce e ombre del manicomio di Mombello. Il K2 a portata di mano. Sì, ma non lampeggia. Sono sempre qui al manicomio. Come sto? Sto bene con i capelli? Perché è un posto bello, bisogna star bene, no? Bisogna mettersi belli. Mia mamma ha detto stamattina, mi raccomando, stai pettinato bene che poi ti vedrò nel video. E certo, bisogna stare pettinati bene perché l'ambiente dopo possono dire, aspetta, il Gelmini era spettinato, lui va in quei bei posti ed è spettinato. È vero, è vero. È vero. Va in quei bei posti ed è spettinato. Infatti. Murales, che si vede proprio della nostra generazione, anzi quella potrei dire più giovane di noi, ma noi siamo giovani, dai. Sì, siamo sempre giovani. Ecco, abbiamo fatto la ripresa. Poi qua è un luogo tranquillo, peccato che nessuno venga a pulire un po'. Murales. Piante ormai entrate in ogni dove. Cari amici, siamo ancora qua, potrei dire, posso dire al manicomio, al manicomio. Se è normale andare in visita al manicomio. Perché? Perché comunque è sempre cultura, perché è la cultura che apparteneva a noi, purtroppo nel secolo scorso, i matti che possono essere, chi era diseredato dalla società, semplicemente questo. Poi bisogna vedere cosa significa matto. Semplicemente la società non li prendeva più, non li teneva più e finivano in questi luoghi. Questi luoghi che poi furono chiusi negli anni 90 per un decreto legge, non hanno ritrovato un altro modo di farlo diventare qualcos'altro e sono rimaste così. Vediamo un po' la struttura. La struttura è tutta purtroppo fatiscente, anche poi prende umidità in una maniera pazzesca, quindi poi si sgretola, il problema è che si sgretola la parte proprio della struttura stessa e dentro un po' tutto così, è tutto così. Ah, varie stanze, poi naturalmente andremo a visitare. Ma l'ascensore tutto bene, K2 com'è? Com'è Maurizio? Va? Sì, per andare va. Ma guarda, oggi è un tal bel momento che si vede che hanno preso tutti riposo. Va a sapere.
Però meglio di come ce lo potevamo immaginare. Cioè, in definitiva faccio due foto. Certo. Adesso faccio le foto. Dobbiamo avere il tempo per fare ogni cosa. Due foto del cazzo. Il famoso giardino dove ormai sono cresciute tutte le sterpaglie, famoso perché in molti video l'abbiamo visto e sono cresciuto, molti video di, su YouTube, sui canali video vari, e sono cresciute tante piante. Questa deve essere una classe energetica G, perché è tutto aperto. È proprio d'inverno, adesso perché è luglio, 31 luglio 2016, domenica, da Gennaro Germini e youtuber Mauri Video Attualità, siamo qui al manicomio di Mombello, scherzavamo, dicevamo che la classe energetica G perché è proprio attraverso. Io direi, posso dirlo, un posto tranquillo. E come tutti i posti tranquilli, quando è troppo tranquillo, ricordatevi che c'è sempre sotto qualcosa. Andiamo a vedere i posti più reconditi, però dopo dobbiamo anche... No, qua non c'è nulla. Dobbiamo anche accendere le torce. Ho delle torce a giorno. Quindi saranno fantastiche. Benissimo. Adesso, cari amici, facciamo un tentativo a vedere il piano di sopra. Abbiamo trovato anche altri youtuber. Stiamo facendo un gruppo al piano di sopra. Andiamo, vediamo cosa riusciamo a vedere. Gli altri sono già saliti. Bene, no? Un posto tranquillo. Andiamo a vedere noi. Mi raccomando, poi le scale nel caso cadere di sotto, mi raccomando. Cose antichissime. Mi raccomando, quindi adesso soprattutto la cosa, chi non sogna non vive, ma assolutamente vero. Stando attenti, ecco Maurizio, devo stare attentissimo a non cadere di sotto. Com'è qua Maurizio? Attenzione sempre lì, perché c'è un buco non da poco, uno si dimentica e in quel momento cade di sotto, speriamo mai, per carità. Sì, ma il sole cade, mi innamoro del tramonto. Beh. C'è nessuno qui? Beh, ma è un posto tranquillo, dai. E guardate lì, c'è ancora più scosso. Nessuno qui? Qua addirittura è cresciuta, a quanto si vede, cresciuto il muschio. Un po' di muschio sopra. C'è il sesso. Ma proprio lasciato andare. C'è un sesso, ma quello che rimane. Il preso. E riprendiamo. E riprendiamo il, tutto. Il sesso. Con i fantasmi dentro. Riprendiamoci. Ragazzi, che bel posto. Ho trovato il bagno. E qua il portasapone, non da dire, non da poco. Ma io, belle stanze. Ecco, noi continuiamo ad andare avanti finché riusciamo bene, mi raccomando. Lì c'è un po' di umidità, mi sa che sennò la batteria... Adesso non è scappato niente.
non dividiamoci mai. Vedo Maurizio molto entusiasta, sinceramente, sempre che non ci siamo persi. Ah, ecco. No, ma sono qua e tu continui a parlare. Ti vedo molto entusiasta, parlare, addirittura no. abbiamo anche altri youtuber che vengono qui a far visita. Quasi quasi riapro il bar che c'è giù lì che è fallito. Perché se va così... Allora, altro posto pericolosissimo, mi raccomando ragazzi, se doveste capitare qua per una maniera fortuita, per carità, le trombe dell'ascensore, ecco, tromba, figurati cosa avete capito, tromba dell'ascensore, sono pericolosissime, si cade dentro e alla fine. Poi i vetri non vi dico, cioè, passi da gigante bisogna fare qua per evitare il tutto. Le porte che i vandali le hanno ormai finite. Altro bagno, altro giro. Questa è una doccia. No, guarda, non è... Qua lì hanno demolito il bagno. Qua. Ma guarda. Sì, vabbè. Essere umano. Vabbè. Certe frasi è inutile leggerle. Ci vediamo con Bello. Quando spaccano tutto, o per rubare o perché sono troppo straziati dalla vita. Non siete straziati, vivete la vita per ciò che può darvi, come per esempio una bellissima passeggiata al manicomio di Mombello. Facciamo un salutino uno con l'altro, un salutino. Prego. Ragazzi, siamo proprio qua, ma allora mettiamoci in un posto più, sì, più bello, perché lì... Ma qui è crollato il muro. La scritta non è bella. Siamo in un posto incantevole, Maurizio. Dai, sì. Cioè nel senso, la vita va vissuta così. Il luogo è stato teatro di situazioni della società non belle, però la vita va vissuta così, che con ciò che può dare. Allora vediamo tutte queste cose, questa distruzione, questa devastazione così, però appunto il bello è la natura che riprende. Allora, solo vedendo già la natura, noi dovremmo vivere in pace con noi stessi, no? E quindi già la natura che riprende, e si riprende il suo spazio vitale qua fuori, già dà armonia. Comunque questo è un posto, naturalmente, per i drammi che ha vissuto, non poteva subitamente finire in leggerezza, chiaramente aveva il suo, come guarda questo sorriso un po' spento, forse dà, è più di tutto che dà l'idea, non le scritte che non erano bellissime. Questo forse più di tutto dà l'idea. Esatto. Il luogo è stato malinconico. Per il momento non ne abbiamo trovato. Ma questo tralcio, questa pianta che già entra da sola, entrata, già dà l'armonia a poter far capire che qualcosa può cambiare nella vita. Esatto, giusto. Giusto così. Niente. Presenze non ne abbiamo trovate per ora, questo è il secondo reparto che visitiamo, questo è il reparto donne, non abbiamo trovato presenze, quindi questo non è mai scattato, quindi... Però si vede che oggi è proprio una giornata tranquillissima. Oh, fai un video qui. Aspetta, fai. Vedi le molle della vita. Vista panoramica da sopra il manicomio e allegria. Sì, ma
Siamo nelle sale. Siamo nelle sale del manicomio. Quello che rimane. Non è scattato niente, non è. Questo qui è a riposo. Per il momento poi ci sono altre reparti, ci sono altre reparti. Sì, adesso andiamo in altri reparti. Ma vedremo altre sotterranee, perché no. Le torce comunque vanno. No, non mi piacete. Scherzo, tagliamo! E così abbiamo visto questo reparto e appunto visto nell'ottica delle cose antiche da rivedere il nostro passato. Quindi se è tutto distrutto, vandalizzato, però fa parte del nostro passato. Allora perché veniamo noi qua? Per non vergognarci del nostro passato e dalle macerie del nostro passato ricostruire il futuro. Non abbiamo alternativa, questo è ciò che ci aspetta. E adesso scendiamo le scale, stando molto attenti a non, mi raccomando, quindi quello che dobbiamo badare è assolutamente scendere le scale senza farci prendere da eventuali buchi, ok? Buchi, eventuali buchi. No, qui non c'è niente, a parte desolazione, non c'è niente altro. Quando ero venuto io sembrava... Adesso andiamo in un altro reparto, usciamo da questo che l'abbiamo già visitato, ne abbiamo già due o tre oltre i sotterranei, adesso andiamo in un altro reparto. Anche di qua abbiamo le nostre sale. Che roba! Andiamo sopra le scale a visitare il piano superiore di questo luogo. Ecco, la natura entra e le cose vecchie qua, incredibili. Guarda il tempo crollato qui. È un po' terrificante qua, no? Qui c'è però che ci crolla addosso. Siamo riusciti tranquillamente a venire ad arrivare qua, cioè in un posto così terribile siamo riusciti lo stesso a venire. Quando mai saremmo potuti venire, invece siamo venuti. Ma qui è crollato i mattoni, Sì, ma tant'è. Si vede il tetto, ecco la soletta è venuta giù. Sì, diciamo sì. Che la soletta, questa è la soletta. Insomma, forse è meglio, come posso dire. Cari amici, vorrebbe... è dura, eh? È dura, è un posto proprio. Così incredibile questo. Ah, guardate qui, questa è la famosa stanza. Arrivo, sono qua. Queste le scale che abbiamo percorso, nostro malgrado. Ah, la famosa ruota! Non l'avevo capito bene dov'era. Guardate qua. La famosissima ruota che qualcuno aveva fatto. Bellissimo questo bene, disegno, sì, eh. Sì, sì. Guardate qui. Qui niente, mio Dio, qui niente. Ma qui?
Ed eccoci in una delle stanze più famose di tutto il complesso del manicomio. Quella è la stanza fitness, che c'è una specie di scimmia che tira la ruota assieme a un topo e un ippopotamo che tirano la ruota. La stanza tra le più famose. Questa era una sala di gente. Addirittura dei materassi del tempo. Quindi abbiamo la materassa di con la lana dentro. Sei allergico a qualcosa? Perché vedo che tossisci appena vai vicino qua. Le lana che facevano una volta. Qua è ceduto lì tutto, bisogna stare attenti perché il soffitto è molto pericolante. Ma infatti è molto pericolante. Come vedete, comunque è bello sto disegno, questo è bellissimo di disegno. Ecco. Bello il disegno, terrificante il luogo. Ah, luogo di notte non ci assolutamente. Andiamo a vedere tutti un attimo qualcosa. Un materasso ancora quasi intatto e svariati bagni, anzi docce, le docce quasi intatte. Quel che resta di alcuni bagni. Ci sei, Gennaro? Arrivo. Andiamo di sopra. C'è il sottotetto e basta? C'è solo il sottotetto qui. Va bene. Guarda qui, non c'è. Qui poi va su, ma va sul tetto. Ho capito, andiamo a vedere il sottotetto. Va bene. Chissà come mai qua hanno messo la rete, forse perché era troppo stretto. Ma io non è che ci metterei tanto mano qua al sottotetto. Ma no, vieni qua a vedere, ma poi tant'è, il sottotetto pericolantissimo. Sì, è tutto. Qui passano le cose del riscaldamento. No, ma vieni. Non si esce. Qualcuno è riuscito pure in questo luogo a trovare un legame di amore in questo luogo così terribile. Un altro materasso incendiato.
Quando è qui c'è la panoramica là e c'è il famoso Donaro! Sì, ho liberato un po' di scheda video e adesso abbiamo rinnovato le batterie e adesso facciamo vedere ancora uno dei locali. Molto bene, molto bene. Ecco, noi siamo qui. Per adesso siamo andati a di vita. Qua i bagni e dove evidentemente si ricevevano le persone, una specie di hall d'altri tempi. È un po' conciato il luogo, un bel po' conciato. Ma quei pannelli qua cosa sono mai? Ah, i pannelli di sopra che si sono consumati! Oh, che roba! Prega per noi peccatori. In questa brodaglia qua fa un po' te, peccatori, hai voglia, poveretti chi c'è stato. Andiamo a vedere una scala che scende giù e non sappiamo dove. Andiamo a vedere. Ah, scende proprio giù di netto. Buonanotte. Prego. Giù di qua. Alle sterpaglie. Ho trovato. Adesso scendiamo giù nei meandri.